Benissimo. Allora, introduco il prossimo relatore, Ennio Gemmo, presidente dell'Associazione Libri Italia, con il quale abbiamo collaborato in tante edizioni, in tanti eventi, non solo l'Open Design Conference. È un piacere perché comunque è la prima volta che ti ospito in veste di presidente di Libri Italia. Libri Italia è un'associazione che ha come scopo principale quello di divulgare l'utilizzo della suite Office, LibreOffice. Un'ottima suite come tra poco ci racconterà, però in realtà nel corso degli anni è stata veramente, diciamo, un'associazione che si è spesa in tutta Italia, a tutti i livelli, specialmente la pubblica amministrazione, per diffondere la cultura proprio dell'utilizzo del software libero, che proprio nella pubblica amministrazione, nei formati aperti e liberi, è strategica proprio nella vita dei cittadini e delle imprese. Quindi è veramente piacere adesso appunto avere Ennio con la scusa di potersi un po' illustrare velocemente le novità della nuova versione di LibreOffice, ma ovviamente anche se vuoi dire una parola sull'attività. Sì. Beh, allora, intanto io non ho una presentazione, ma vi farò le cose live, quindi dovremmo riuscire anche a mostrarvi, dovrei riuscire anche a mostrarvi qualcosa su LibreOffice Online, che è una cosa un po' particolare, assomiglia un po', è una cosa che ancora non ha preso un piede, diciamo così, marcato sulle aziende piuttosto che in rete, perché comunque richiede un lavoro abbastanza complicato. Però per un'azienda, per esempio, potrebbe essere interessante avere il LibreOffice Online, perché con una stessa, diciamo, macchina, un server, io riesco a condividere i do documenti con tutti, nella fattispecie un simile a Google Docs, cioè, tanto per capirsi, in LAN però. Comunque, velocemente, per ridurre anche i tempi, visto che siamo anche in ritardo. Allora, beh, l'interfaccia di LibreOffice, intanto, dalla 4 ha una dashboard che parte, diciamo, con una parte centrale dove ci sono tutti i documenti recenti che io ho aperto con LibreOffice, e un fianco sinistro, diciamo un frame sinistro, dove ho tutti i software che fanno parte della suite. Velocemente vi spiego com'è LibreOffice, poi andiamo nel dettaglio sulle novità che sono state introdotte nella 6.2 che è uscita pochi giorni fa. LibreOffice ha l'interfaccia grafica che assomiglia molto al vecchio Office di qualche anno fa, poi vedremo che non è esattamente così. Ha come software writer Calc, Impress e Draw, che sono rispettivamente writer per l'elaborazione dei testi, Calc per i fogli di calcolo, Impress per le presentazioni e Draw per gestire in modo molto semplice alcune cose come la grafica vettoriale, la modifica dei file PDF, piuttosto che la creazione di diagrammi di flusso, eccetera. È un programma a sé stante che non ha un corrispondente sui programmi più conosciuti come può essere Office, ma è proprio un programma a sé stante che gestisce la grafica. LibreOffice è multipiattaforma. Cosa vuol dire? Vuol dire che può essere installato indifferentemente su Windows piuttosto che Linux piuttosto che Mac. Le versioni vengono rilasciate in simultanea, quindi non è che chi ha Windows piuttosto che Linux che Mac debba aspettare tempi diversi per il rilascio dell'ultima versione, ma bensì diciamo, di solito sempre il rilascio viene fatto in simultanea, quindi quando c'è una nuova versione con delle patch, con delle migliorie, viene fatta su tutti i sistemi in maniera contemporanea. Scusi, Sì? ma esiste una versione di LibreOffice come app per scrivere testo sullo smartphone? Allora, non esiste attualmente LibreOffice sullo smartphone, diciamo in modalità scrittura, diciamo così, ma è solo un viewer, c'è. La versione in scrittura è in beta, ma non è stata rilasciata sui repository di Google e nemmeno quelli di Apple, proprio perché appunto è in beta. C'è un applicativo di terze parti che però non è riconosciuto dalla community, che scrive documenti ODF, ma diciamo è un software che non c'entra nulla con LibreOffice, li legge e li scrive in cambio di
naturalmente poi gli screenshot pubblicitari, quelle cose lì, cosa che Document Foundation non farà mai. Si possono fare le selezioni di singoli periodi, parole, perché non sbagliato una, ma non si riesce. In quell'applicativo lì di terza parte sì, si può fare. Si non mi ricordo, ce l'ho qua comunque, dopo magari a parte vediamo questa cosa qua. No, per Android siamo ancora, si sta ancora lavorando sulla versione, diciamo, scrittura e lettura senza utilizzare sistemi di macchina virtuale all'interno di Android, come fa qualcun altro, insomma, tipo OpenOffice che c'è, ma sfrutta un sistema virtuale all'interno di Android, in realtà fa andare la versione per Windows in pratica. Allora, l'introduzione che è stata fatta della 6.5, allora, parti dal punto di vista tecnico, quindi non posso mostrarvi nulla, è stata migliorata la compatibilità con i file di prodotti da Microsoft Office, quindi c'è maggiore compatibilità su quei file di OCX, in particolare XLSX, che sono quelli di Excel e Word, in particolare sono state aumentate le compatibilità, quindi chi andrà ad aprire adesso un file con l'ultima versione di LibreOffice, se prima aveva delle difficoltà, adesso ne ha molte meno. Come sapete la compatibilità non esiste mai al 100%, per motivi anche che Microsoft Office ad ogni versione di Office cambia le regole del gioco, quindi vi ho detto cambia le regole del gioco perché un formato non è mai standard quando non è effettivamente uno standard, cioè di OCX, diciamo tutto l'Open XML, lo chiama così Office, non è un Open reale, ma in realtà si basa sull'XML, ma ha delle parti proprietarie, per cui queste parti proprietarie vengono cambiate ogni volta, quindi è un finto standard, nel senso che utilizza l'XML, ma poi tutte le parti proprietarie che sono all'interno di quel formato vengono cambiate a loro volta in maniera, diciamo, per mantenere il lock-in, quello che diceva prima lui, esiste anche un lock-in non visibile, che non è quello mi tengo i dati, ma è quello blindo i dati in modo che tu sei costretto a utilizzare sempre i miei software. Cioè blindo il formato, lo rendo più chiuso possibile in modo che tu sei costretto a utilizzare sempre il mio software per vedere bene le tue documentazioni. Quindi quando dicono, quando mi si dice LibreOffice, è colpa di LibreOffice che adesso mi apre male i file prodotti dall'ultimo Office che è uscito, in realtà quando uscirà l'Office 2019, che è già uscito tra l'altro, dovrebbe supportare l'Office 2019 molto di più i file ODF, cioè i file ODF non sono i file di LibreOffice ma è il formato standard riconosciuto a livello internazionale, quindi ODT, ODS eccetera, sono riconosciuti. Quello è lo standard internazionale riconosciuto e dovrebbe essere lo standard di riferimento, come lo è il chilogrammo, come lo è il litro, come lo è il chilometro. Ok? Quindi ci sono degli standard, nessuno si sognerebbe mai di inventare un chilogrammo che non è più un chilogrammo, ma è un chilogrammo e mezzo. Scusa, posso sì. Fare una domanda? Volevo chiedere, se io invece produco un documento in LibreOffice, no? Poi la lettura, diciamo, in Office è fedele oppure... Sì, lo stavo dicendo che appunto nell'ultima versione di Office... invece l'inverso non lo è, no? Allora, Office sarebbe perfettamente in grado di leggere in maniera assolutamente perfetta e precisa il file ODF, è che non lo vuoi fare. Certo. Molto semplicemente. Quindi, mentre per LibreOffice si è costretti a un reverse engineering dei formati utilizzati da Microsoft, Microsoft ha tutti i sorgenti, tutte le indicazioni, tutte le possibili facilitazioni per utilizzare il software ODF, perché è pubblico il sorgente, quindi avrebbe la facilità estrema per supportare tale formato, ma il fatto è che non lo vuole fare proprio per motivi commerciali interni. Dalla 2019, grazie al governo inglese e al governo olandese, dovrebbe esserci la svolta che l'Office dovrebbe essere molto più compatibile con ODF, mantenendo le minacce, stai usando un software, attenzione stai aprendo un file che non è sicuro, se poi avrai tutte le mille minacce che usciranno, però dovrebbe essere
compatibile, diciamo, al 99% la cosa, proprio perché il governo inglese e olandese, per esempio, l'inglese in particolare, esige per la pubblica amministrazione solo formati ODF. Dalla versione, torno al software, dalla versione 6.2 di LibreOffice, l'interfaccia utente sperimentale, che prima simile alle ribbon di Office, non è più sperimentale, ma è stata resa, diciamo, disponibile. Non è disponibile di default, cioè quando installo il software non è abilitata, ma la posso abilitare da visualizza interfaccia utente e a schede. Faccio vedere cosa succede. Purtroppo il bianco non è felice. Ah, sì, beh. Comunque riuscite a vedere sopra? Sì. Allora, diciamo, questa si chiamava prima interfaccia notebook, perché veniva utilizzata soprattutto nei notebook, che avevano poco spazio sul monitor, perché implica occupa meno spazio di quella classica, diciamo. È molto simile all'interfaccia di Office, la gestione, vedete, è molto simile. Posso, con questo pulsantino qua, non so se lo vedete, far apparire e sparire diciamo il menu classico sopra, e avere proprio il layout molto simile alle ribbon di Office. Vediamo che è possibile anche inserire, usare, vi mostro le due più, ovviamente, schede raggruppate, diventa ancora più piccolo, barra raggruppata ancora di più, gruppi contestuali, che è quella, diciamo, molto diversa da quella che abbiamo mostrato adesso, dove proprio vengono inseriti le icone, sono disposte come a gruppi, quindi nuovo, salva file, appunti, testo, inserisci, eccetera. Okay. Anche qui vedete, barra raggruppata, anche qui posso sempre abilitare, no? E disabilitare, ho sempre la possibilità di avere i miei menu di fianco. Se avete notato, prima c'era una barra laterale che è scomparsa nel momento in cui io ho abilitato questo tipo di menu. La posso sempre riabilitare, ovviamente, cliccando sul pulsantino qua, e mi appare questa barra laterale che mi fa fare le funzioni più importanti, ed è, diciamo, una barra viva, nel senso che a seconda dell'oggetto che io seleziono cambia. Se è un'immagine, mi escono delle proprietà per l'immagine, se è un testo mi escono proprietà del testo, se è una tabella e via dicendo. Poi magari vi faccio vedere un attimo. Tornando, sì, questa cosa può essere utile per chi viene da Office, perché comunque non si trova spiazzato se è abituato alla ribbon, cioè all'interfaccia di Office, che è molto simile a questa. Infatti vedete che qui rimanda un attimino, pur mantenendo le caratteristiche di usabilità logiche di Libre, però ricorda un pochino i comandi, qui vanno a ricordare un pochino quelli che ci sono nella ribbon di Office. Cliccando qui nelle ribbon di Office si apre un frame dove ci sono altre funzioni ancora. Qui invece le ho proprio a portata di mano, cioè le ho subite qui, non si apre un frame, ma ho le funzioni che sono subito usufruibili. Io dopo via il banchetto in area espositiva potete dare, no, giusto, dimostrazione, sì, e rispondere a tutte le domande. Chi vuole approfondire alcune cose può venire lì e lo vede, lo tocca con mano. Io invece rispingerei un attimino, perché veramente inviterei tutti quanti interessati a vedere, a toccare con mano la suite e andarli a raggiungere in area espositiva al banchetto. Invece vorrei un attimino vedere quali sono le attività adesso della vostra associazione, su cosa vi state muovendo soprattutto. Allora, intanto finché parlo io faccio un'altra cosa. Ok. Vediamo se funziona così.
Allora, la nostra associazione ovviamente si occupa di diffusione di LibreOffice, ma anche di software libero in generale. In questo momento stiamo spingendo molto su scuole, università, pubbliche amministrazioni in generale, ma soprattutto nelle scuole abbiamo una serie di eventi, uno dopodomani anche. Sono a Bergamo in un istituto superiore, proprio per fare informazione, perché il più delle volte la gente non conosce, e non conoscendo ha paura anche di incappare in qualcosa di nuovo che non è suo, e quindi di avere delle difficoltà in più. Nelle scuole soprattutto il MIUR non è amico dell'open source in senso stretto, nel senso che anche il MIUR stesso non facilita l'ingresso di sistemi open, di cultura open all'interno della scuola, ma tende ad essere conservativo, a non crearsi problemi, perché poi alla fine ci si crea delle difficoltà, e tende comunque a mantenere le strutture come sono, quindi non viene ad aiutarci molto. Non ci ostacola nemmeno, per carità, però comunque il problema è quello. Sì, facciamo diversi eventi in scuole di vario ordine e grado, cioè partiamo dall'infanzia fino all'università, quindi non è un problema di ma sono troppo piccoli. Dove sono troppo piccoli ovviamente si fa formazione agli insegnanti o ai genitori, andiamo a insegnare ai ragazzini di prima elementare. Nel caso di successo, qual è stato il fattore chiave proprio? I dirigenti scolastici? Abbiamo fatto un progetto l'anno scorso all'interno di una scuola, di un istituto comprensivo primaria di Monte Galdo, in provincia di Vicenza, dove abbiamo fatto una serie di 16 incontri con gli insegnanti. Quindi gli insegnanti, abbiamo fatto una serie di corsi per avvicinarli al mondo open source, e in particolare l'utilizzo all'interno della scuola di sistemi di office automation liberi. Perché? Perché non abbiamo invitato questa scuola, comunque è stato fatto un protocollo d'intesa, quindi uso open source, hanno un'aula completamente con Linux, un server Nextcloud all'interno, gestito completamente da un insegnante, perché l'obiettivo è anche quello di io ti do una mano a creare tutti i tuoi strumenti, ma ti do anche la conoscenza minima di base per gestirti in autonomia questi strumenti in maniera molto facile, molto semplice. Quindi creata una struttura, l'insegnante sa come creare gli utenti, come cancellarli, come dare i permessi, come non dare i permessi, come entrare. Abbiamo fatto, appunto, ritornando ai corsi, abbiamo fatto questa serie di corsi agli insegnanti, dove si è partiti con i sistemi Linux, l'interfaccia. Nella fattispecie abbiamo usato Zorin perché abbiamo ritenuto che assomiglia molto all'interfaccia attuale di Microsoft, di Windows 10, assomiglia molto, quindi chi viene dal mondo Microsoft è agevolato dal punto di vista visivo, insomma non ha l'impatto che può essere sconvolgente di altri sistemi operativi, di altre interfacce utente in Linux, perché Linux è un kernel, non è un'interfaccia. Quindi poi siamo proseguiti con i corsi di LibreOffice, perché per togliere la paura che ha l'insegnante, ma io poi a casa cosa faccio, come gestisco i formati ODF, ma noi siamo abituati con l'Office, ho queste problematiche. La spinta è stata: intanto non faccio comprare Office a casa, okay? Perché l'università magari regala, ma il regalo, sapete bene, è per abituare le persone a usare un determinato sistema, quindi non è un vero e proprio regalo. È come quando ti regalano i promo dei profumi piuttosto che altre cose, sì, te li regalano perché mi piace, mi tengo questo, sono abituato a questo. Quindi è stato fatto un percorso molto, molto lungo, molto fruttuoso, anche perché la scuola adesso a casa fa installare LibreOffice e chi vuole può installare Linux, quindi ci si è slegati un attimino dal rincorrere sistemi operativi e software proprietari.
Vi mostro velocemente. Andiamo in chiusura, sì. Sì. Andiamo a chiudere, sì. Sì. Mostra. Proprio vi mostro velocemente come funziona LibreOffice Online. Non è installato nel mio PC, ma come potete vedere dall'indirizzo sopra, dall'indirizzo dal link, è installato nel server e nel sito, diciamo, di LibreItalia, quindi nel cloud di LibreItalia, che non è qui, vi dico, è in Germania, quindi sto lavorando con un documento che di fatto è in Germania. Ok? Ma è basato su Nextcloud questo? Allora sì, è integrato su Nextcloud. Però c'è LibreOffice. Vive anche di luce propria. Cioè l'integrazione nativa con Nextcloud per la comunità del o un repository di documenti. Di salvare. Ovviamente schiacciando, veramente cliccando sul documento me lo porto ad aprire. Però sono due motori che vivono di luce propria. Esatto, sì, sì. Ma l'integrazione è molto forte per rincorrere e diciamo dare un qualcosa di veloce e rapido. Esatto. Questo è proprio un LibreOffice installato sul server. Ah, ok. Ok. Sì. È possibile installarlo sul server proprio o si usa solo un servizio di cloud che mette a disposizione? No, no, lo puoi fare anche in LAN. È un server che abbiamo comprato noi come associazione. No, no, questo è nostro. Questo è nostro, Non è che non è di Nextcloud, non è di nessuno. No, no, ok, perché avevo visto altre soluzioni che si integravano con LibreOffice, però mi pareva che chiedessero la necessità di collegarsi per forza un cloud e non di poterlo installare. Quindi bella questa cosa, complimenti. No, no, questo lo puoi installare in un cloud, sì, 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 al di fuori, ma anche in una LAN aziendale. Cioè tu ti crei il tuo Nextcloud, sì, privato e è finito lì. Noi usiamo altre soluzioni, sono molto contento che adesso ci sia questa cosa. Sì, sì, no, guardate, il documento è modificabile, adesso faccio un grassetto tanto per farvi vedere che succede qualcosa. E lo sanno, insomma. Benissimo. Posso. Ah, ovviamente anche tutta la parte collaborativa. Volevo chiederlo, ma infatti okay, mi sembra una parte collaborativa, sì. Editing, commenti. Sì, sì. Chi sta facendo cose. Editing contemporaneo anche. Ovviamente. Noi quando diciamo per parte sì. Del Consiglio di Italia, dinamicamente aggiungiamo cose insieme. Sì, qui si vede chi scrive, eccetera, sì, eccetera. Sì, 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 no, assolutamente. Naturalmente per lavorarci bisogna, per comodità, bisogna caricare i file poi su cloud, quindi in questo caso se io voglio inserire un'immagine per esempio è più comodo, la posso inserire anche dal PC, ma poi devo aspettare i tempi di upload ovviamente. Sì. Se ho già creato una cartella per fare dei lavori, la metto già in rete, vado a cercarmi la foto e vado a inserirla all'interno del mio documento, è già online. Vabbè, adesso qui ho preso un'immagine piccola ovviamente per fare cose più veloci e posso inserire un'immagine che ho già nel mio cloud in maniera velocissima. Me la deve solo visualizzare, non deve fare l'upload. Posso fare anche l'upload, cioè posso fare l'upload al mio PC. Ovviamente la velocità di esecuzione di modifica del documento a quel punto dipende dalla mia connessione a internet o della mia velocità in LAN. In LAN è immediata, perché comunque in LAN ormai sono a 1000. Però. Bon, allora io direi, invito veramente tutti, abbiamo buttato giù qualche spunto per incuriosirvi, andate a trovare Ennio al banchetto e quindi, specialmente se siete piccole aziende oppure istituzioni scolastiche, potrebbe essere interessante stabilire, no? Una collaborazione. Sì, anche perché abbiamo già delle esperienze che abbiamo fatto in questi anni, quindi siamo anche in grado di darvi un progetto di massima su cui andare a lavorare, insomma. Chiaro che non possiamo essere ovunque, però il supporto riusciamo a darlo abbastanza facilmente. Benissimo. Per uno startup senza problemi, insomma. Benissimo. Grazie Ennio, grazie. Andiamo a finire.